Ritirato il numero 11 Zucchero Jet, si può tornare agli ordini dello starter, quindi Vinny all'1, Corrente Mac al 2, Victory Power al 3, Terror Cuff al 4, Chantal FB al 5, Ziguli Rock al 7 per la prima fila, Cannibal all'8 per la seconda, insieme al 9 Taurus del Ronco, il 10 Boy Stecca e il 12 Bilbo Dorian. 200 al lancio, la prima fila o quel che ne rimane tutta a rete. Lo stacco che avviene in questo istante in due a lottare con Terror Cuff e Ziguli Rock, ma all'interno si inserisce anche con il numero 1 Vinny. Quindi 3 in diagonale lungo la piegata, partenza molto dura, si insinua dalla seconda fila Cannibal che tiene di fuori Victory Power, alla fine a passare con il numero 4 è Terror Cuff che completa un primo quarto in 28-8. Così Terror Cuff leader nei confronti di Vinny, poi adesso l'avanzata per linee esterne del numero 10 di Boys Stecca e si arriva ai 600 in 45-2 con il cospicuo rallentamento da parte del battistrada, una volta conquistata la leadership per linee esterne. Prova adesso a venire avanti con il numero 5 Chantal FB, 1-1 il passaggio agli 800 metri, ma intanto davanti c'è sempre Terror Cuff con Chantal al suo esterno che va in progressione lunga, quindi la seconda pariglia che è presa dal numero 10 Boys Stecca, 1-15-2 il passaggio al chilometro con Chantal FB che ha debellato la resistenza di Terror Cuff, poi più indietro Vinny, quindi Chantal, l'errore per Terror Cuff che lascia con 3 lunghezze di margine, anche 4, Chantal FB al comando quando si va ad affrontare la dirittura d'arrivo, Chantal nei confronti del numero 1 di Vinny alla corda e del 10 di Boys Stecca, poi per linee esterne si ingamba anche Taurus del Ronco, ma davanti intanto Chantal FB ha risolto la partita al tempo e viene a concludere, Chantal FB che viene a vincere nei confronti di una comunque valida Vinny, mentre per il terzo potrebbe anche essere Taurus del Ronco, ma dovremmo andare a vedere le immagini visto che sono giunti a distanza, 1:58,5 sul cronometro, 1:13,8, 13,9 la media al chilometro per Chantal FB e Mario Minopoli Junior che chiudono con una prestazione importante questo pomeriggio di corse, prestazione che ha visto la femmina da Varenna e Nausicaa FP progredire nella seconda parte della gara, venendo così a ottenere il bellissimo successo. Al terzo posto c'è il numero 12 di Bilbo Dorian che nel finale sopravanza il 9 di Taurus del Ronco, quindi l'ordine d'arrivo diventa 5 per il primo, 1 per il secondo, 12 per il terzo. Ed è l'ultima notizia per quanto riguarda il convegno odierno dall'ippodromo delle Capannelle, che per il trotto vi dà l'appuntamento a mercoledì prossimo 18 di gennaio. A voi tutti la più cordiale buonasera.